Ultimi 90 minuti di campionato amari per il Notaresco, che perde al Savini per 3-2 con il Fano e sarà così costretto a spareggiare con il Monte Giorgio in gara secca per arrivare a disputare i play-out. Avvio di partita equilibrato fino al decimo, quando Zingaretti, praticamente da 50 metri con Sciba avanti alla linea di porta, calcia mettendo il pallone all'incrocio. Notaresco 0, Fano 1, gol incredibile e ospiti a sorpresa in avanti. Gelo al Savini fra i tifosi rosso-blu, con la squadra che però prova subito a reagire. All'undicesimo Defendi al limite dell'area piccola sbaglia però la più clamorosa delle occasioni mettendo il pallone al lato. Al dodicesimo Scimia in area ospite spreca e imita il compagno mandando il pallone ancora alto sopra la porta, difesa da Bizzini. Ma la squadra di Mosconi è cinica e spietata, perché al sedicesimo, al secondo tiro in porta, trova il raddoppio con Drolet che con un tiro chirurgico non lascia scampo a Sciba per il 2-0 marchigiano. Partenza shock per la squadra di Bruno, che accusa il colpo, ma al ventunesimo con Romano all'occasione per riaprire la partita con l'attaccante, che però calcia su Bizzini che riesce a salvare. Al ventitresimo ancora Romano pericoloso a schiacciare di testa al lato da buona posizione. Al terzo tentativo l'attaccante abruzzese non sbaglia e a un metro dalla porta su perfetto cross di Gelsi realizza il gol che riapre il match. Partita vibrante fra due squadre che attaccano quasi senza soluzione di continuità. Al 33esimo si rivede così la formazione di casa con Daloia che dai 20 metri chiama il portiere del Fano alla parata in due tempi. Nella ripresa subito Notaresco con il colpo di testa di Scimia al secondo, che chiama Bizzini al salvataggio in corner. Spinge il Notaresco e al sesto Gurini arriva ad un soffio dal pari, ma la sua conclusione è deviata da un difensore ospite in calcio d'angolo. Preme la squadra di Alessandro Bruno con Defendi che ci prova con una rovesciata in area che fa però terminare il pallone fuori dallo specchio della porta difesa da Bizzini. Al 27esimo però Antonioni tocca il pallone con la mano in area fanese. Poli di Verona indica il dischetto con Romano che supera Bizzini per il 2-2. Doppietta per l'attaccante rosso-blu e Notaresco che, confortato dal gol del pareggio, continua a premere alla ricerca della vittoria. Al 29esimo sembra fatta, ma Bizzini salva su Defendi. Locali all'assalto ma puniti al 36esimo da Nappello, che su punizione dai 25 metri disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Sciba, con il Fano che si riporta così avanti sul 3-2. Il finale di partita vede gli attacchi del Notaresco, con il Fano che però al 48esimo con Serges fallisce il gol del 4-2. Al triplice fischio finale di Poli di Verona è dunque certificato lo spareggio con il Monte Giorgio per la formazione di Bruno. Nervosismo sugli spalti nel dopogara fra i tifosi delle due squadre. Mosconi, chi pensava ad un Fano in gita oggi a Notaresco è rimasto deluso? Avete giocato la gara fino al 90esimo e avete portato a casa la vittoria. Noi abbiamo fatto la partita nostra. Una partita aperta, la potevamo perdere, la potevamo vincere, ho preservato i ragazzi diffidati, hanno giocato tutti i ragazzi che magari dall'inizio che non hanno giocato per dargli la possibilità. Sul 2-2 abbiamo rischiato anche di andare sotto, dopo questo, calcio è così, quando ti gira male già il primo gol di Zingaretti, il terzo su punizione sono tutti eurogol, no? Ti fa capire che è una stagione un po' particolare per Notaresco, che è sfortunata. Però dopo alla fine erano stati bravi a pareggiare, dopo purtroppo magari se non fa gol lì finiva in pareggio, però noi abbiamo cercato di fare cose onestamente, di fare la partita nostra, e dopo il campo ha dato questo verdetto. Ma come l'anno scorso quando è stato Trentino col Monte Giorgio, dopo uno fa la partita, dopo è così, bisogna comportarsi onestamente per come la vedo io. Bruno, un epilogo che non ci voleva, questa sconfitta anche immeritata oggi con il Fano e che vi costringe a questo spareggio con il Monte Giorgio per arrivare ai play-out. Sì, non ci voleva questo passo falso, diciamo così. La partita non è iniziata come volevamo. Noi credo che comunque tutto sommato abbiamo disputato un'ottima gara, abbiamo creato tanto. Abbiamo rischiato poco o nulla, tranne forse alla fine, in quanto dovevamo recuperare il risultato e dovevamo fare gol, ma credo che tutto sommato la partita l'abbiamo condotta
su larghi tratti creando tanto. Poi c'è poco da commentare, i gol li avete visti, quindi sono gol fortunosi, sono stati gol frutto diciamo di qualche leggerezza, però non posso dire nulla perché la partita l'abbiamo fatta, i ragazzi sono stati encomiabili e c'è rammarico perché con un punticino di oggi andavamo a fare gli spareggi, ma questo purtroppo è un problema che ci portiamo dentro da tanto tempo, non riusciamo a gestire i momenti della gara, non riusciamo a stare dentro la gara per tutti i 90 minuti e oggi l'abbiamo pagata a caro prezzo.